la preoccupazione della mia riflessione, che voleva un po' spiegare il titolo, cioè secolarizzazione, ideologia politica, e soprattutto indicare una pista di cammino che mi appare a me più chiara, ovviamente per la mia esperienza, per l'Europa e sinceramente non affatto chiara, posso dare delle indicazioni per le realtà medio orientali in cui il confronto con l'Islam assume una forza, uno spessore quantitativamente molto marcato. Quello che io volevo dire raggiunge l'istanza del padre Akash, cioè volevo cercare di liberare l'idea della secolarizzazione piuttosto occidentale da una qualificazione, dal qualificarla come un destino necessario e inevitabile. Io credo che siamo in grado oggi, molte cose sono state dette dagli altri relatori, ancora più chiaramente che da parte mia, siamo in grado oggi di renderci conto che questo fenomeno dipende molto di più dalle nostre scelte, sia personali che sociali che comunitarie, ed è proprio il fatto di un confronto con le realtà islamiste o comunque islamiche che ci aiuta a capire questo. Casomai questo ci deve rendere più avveduti nel seguire i processi che sono in atto nella storia, in questa realtà che ormai noi consideriamo in termini unitari, non più l'Europa da una parte e il Medio Oriente dall'altra parte, perché realmente il mescolamento c'è stato, per vedere quali di questi fenomeni possono riprodurre l'idea di un secolarismo inteso come un mettere fuori questione Dio, come l'ha descritto bene il professor Braga. In questo senso l'uso dell'ideologia politica all'interno di certi contesti medio orientali, un uso che fa riferimento anche alla religione, ma come ci ha detto il professor Ruan, che poi di fatto invece si esplica attraverso strumenti tra virgolette molto mondani, può essere una variante di ciò che si chiamava in Occidente secolarismo. Per questo la questione numero uno per me è ritrovare il famoso punto di Archimede, o ritrovare un punto di partenza che io sento sempre di più legato all'esperienza comune di ogni uomo, che è un'esperienza integrale, nel senso che ognuno di noi ogni giorno fa leva sul fatto che la realtà si offre a noi e noi siamo in grado di ospitarla. Questa è una caratteristica che riguarda ogni uomo di ogni tempo e di ogni cultura, quindi c'è un'esperienza comune che è integrale, cioè che consente di affrontare la realtà nel suo intero, e che ha anche un carattere contenutistico che io chiamo elementare, perché fa leva sul contenuto del cammino quotidiano, che io sono solito identificare in tre grandi aspetti: la vita affettiva, il lavoro e il riposo. Cioè ogni uomo di ogni tempo, di ogni religione, di ogni cultura ha a che fare ogni giorno con questi dati. Ecco, io credo che, almeno come cristiano, partire da questa esperienza comune, integrale ed elementare, ovviamente secondo la modalità concreta con cui ogni uomo la vive, sia esso cristiano o di altre religioni o si dica agnostico, eccetera eccetera, questo è un terreno per starei per dire per sanare un sociale conflittuale
che si basa su uno scontro di egemonie e quindi ultimamente su una volontà di potenza, ma che cercherebbe invece di costruirsi secondo la logica di un riconoscimento reciproco, logica domandata dal fatto che siamo comunque chiamati a vivere insieme e tutti abbiamo il desiderio di una vita buona, che sia anche ben governata. Quindi questo era un po' il mio intento e credo che questo valga per ogni tipo di situazione sociale e di cultura nelle grandi differenze che noi stiamo valutando. All'interno di questo dato trova risposta anche per quanto mi riguarda la domanda molto importante del professor Ferrari, e cioè pur con le radicali differenze che rendono la situazione incomparabile, evidentemente è ben diversa la situazione in cui per esempio il cambiare religione è un diritto da quella in cui il cambiare religione è comunque un reato. Io penso che una lotta che potremmo fare subito noi occidentali, per i quali cambiare religione deve essere un diritto per quanto concerne, come ha detto, dignitatis umane, le relazioni sociali e il rapporto tra le persone, non è un diritto nei confronti di Dio e di fronte all'inevitabile obbligo della ricerca della verità. È questo che spesso non si capisce quando si affronta dignitatis umane. Dignitatis umane ha voluto riflettere solo sulla dimensione giuridica orizzontale di questo diritto, non pretendendo un diritto assoluto. L'errore non ha nessun diritto, quindi da questo punto di vista. Questo deve essere molto chiaro. Ma quello che noi potremmo fare è chiedere che i paesi che penalizzano addirittura fino a arrivare alla pena di morte, la cosiddetta blasfemia, tolgano la dimensione penale a questo tipo di presunto comportamento. Mi spiego. È vero che anche da noi, mi pare, non sono un esperto, non vorrei dire delle fesserie, quindi professore, correggimi, anche da noi rimane una penalizzazione, no, in Italia della blasfemia, almeno a livello della legge. Però, di fatto c'è stata una depenalizzazione nella pratica e questa penalizzazione era casomai a livello di danno civile, non di danno penale. Comunque, io credo che questo è un passo che possiamo fare. Allora, per quanto riguarda la natura di questa libertà, essa discende dalla natura del fenomeno religioso come tale. Non esiste un fenomeno religioso che non sia un fenomeno di popolo. La fede, sì, intanto in quanto dice all'uomo chi è, investe l'uomo in se stesso e in tutti i legami che lo costituiscono. Quindi una libertà religiosa non può non fare spazio ad un fenomeno di popolo, perché il fenomeno religioso è un fenomeno di popolo che certo comincia dalla persona, e a questo noi occidentali siamo molto sensibili, comincia dal soggetto, purtroppo ritenuto troppo individuale, e finisce nel soggetto. Io credo che qui la tesi che ho visto sostenuta spesso dal professor Donati, che almeno per quanto riguarda l'Occidente, le cosiddette democrazie occidentali, che le religioni in se stesse e come tutte le altre visioni sostantive debbono mostrare la bontà del loro essere una soggettività pubblica e confrontarsi a questo livello e dare il loro apporto alla vita buona in una società plurale, credo che questa sia la strada. Questo vuol dire che dal punto di vista del legislatore bisogna praticare una aconfessionalità, io non parlerei di neutralità perché a livello di società civile non so che valore possa avere la parola neutralità, casomai a livello
istituzionale, ma preferisco dire una confessionalità in cui non tutto sia, non ci siano neutralizzazioni delle soggettività pubbliche, delle religioni e delle visioni sostantive, ma ci sia una valorizzazione, uno stimolo a un confronto libero a partire dalla loro forza intrinseca. E qui allora la parola testimonianza, liberata finalmente da una riduzione all'inevitabile e necessario buon esempio individuale, ma trattata come una modalità di conoscenza della realtà e quindi di comunicazione della verità, perde il rischio di una riduzione soggettiva per assumere una dimensione veramente, veramente comunionale, veramente comunitaria, e quindi diventa, secondo me, un fattore di espressione di quella soggettività pubblica del religioso o comunque della visione sostantiva, molto necessaria soprattutto in una società globalizzata come la nostra, in cui i mass media hanno un'importanza così grande. Però voglio dire all'imam Cina che sono molto d'accordo sul fatto che incontrarsi, conoscersi faccia a faccia e approfondire queste cose, soprattutto qui in Italia e in Europa, che sta diventando un banco di prova molto interessante per il dialogo interreligioso e interculturale, non è un compito secondario, almeno io come cristiano non lo sento come secondario, ma lo sento come intrinseco alla pratica della mia fede cristiana, quindi lo sento come intrinseco all'atto di fede.